Galilei abbraccia il suo asso della sua correttezza, il sistema eliocentrico, un nuovo modello di visione del cosmo supportato dai suoi studi scientifici. Questo era stato possibile grazie all'osservazione empirica, cioè quella fondata sull'esperienza, sul campo, sullo studio dei fenomeni fisici e astronomici. Un'osservazione che aveva rivelato le numerose inesattezze presenti in queste teorie, quelle geocentriche, quelle aristoteliche, quelle tolemaiche. E in questo clima, un clima di rivoluzione scientifica che era già cominciato nel Cinquecento con l'astronomo polacco Niccolò Copernico, nega la centralità della Terra e pone un nuovo sistema cosmologico che, come dicevo poco fa, prende il nome di eliocentrico, fondato sulla centralità del Sole. Un'ipotesi questa rifiutata dalla Chiesa, ma che segna con Galilei l'inizio di un nuovo percorso scientifico, una scoperta rivendicata in modo appassionato da Galilei su quella natura infinita dell'universo, che in qualche modo riprendeva alcune idee del filosofo Giordano Bruno e alcune teorie del tedesco Giovanni Keplero, in modo particolare quelle sull'andamento ellittico dell'orbita dei pianeti intorno al Sole, che rendono ancora più netto il divario tra la fisica aristotelica e la nuova scienza moderna. In questo contesto ricco di idee nuove, si colloca l'opera di Galilei, il quale, grazie a importanti innovazioni tecnologiche, tra cui il telescopio, riesce ad osservare le fasi di Venere e le irregolarità della superficie della Luna e studia il moto dei satelliti intorno a Giove. Lo abbiamo già studiato. Aveva pubblicato queste teorie nel 1610 con il testo Sidereus Nuncius. Galileo dunque è un convinto sostenitore della teoria di Copernico ed è deciso sempre di più a diffonderla. Questa nuova visione scardina l'idea dell'immutabilità e della perfezione del cosmo. La Luna appariva caratterizzata da monti e vallate e soprattutto faceva crollare per sempre la convinzione che la Terra fosse il centro immobile di tutti i movimenti dell'universo.